Davide Antonio Pio, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro piccolo posto delle parole per condividere il suo libro intitolato Anche se fosse vero, pubblicato dalla casa editrice Il Ramo e la Foglia. Davide Antonio Pio è nato a Benevento nell'88. Venezia è la decima città in cui abita, quindi la prima domanda necessariamente, Davide Antonio Pio, è di farci scoprire quali sono le altre 9 città. Sì, allora sono stato a Edimburgo, a Londra, a Padova per un periodo, in diverse città della Slovenia per un altro, adesso a Treviso, cioè gli elenchi sono difficili. Sembra la vita di un fuggitivo, detta così, però lì nella biografia così era carino scrivere che Venezia è la decima città. Comunque per ora è un ottimo punto d'arrivo, insomma. Certo, un ottimo punto d'arrivo, nello stesso tempo anche di partenza, perché questi luoghi in ogni modo l'hanno attraversata sicuramente, l'hanno permesso di entrare anche in questa storia, intitolata Anche se fosse vero, perché lei non solo scrive romanzi, ma mette in scena monologhi, drammi corali, quindi la sua attività di scrittura è molto plurale. Sì, cerchiamo come si dice, sono alla ricerca di una frase di cui essere contento, quindi le provo un po' tutte, ecco, mettiamola così. Una frase di cui essere contento, e quindi potremmo dirla con il poeta, quello che manca è una parola alla vita, vero? Sì, bisogna trovare quella giusta, insomma, quella che non sia di troppo. Però sì, questo testo è ambientato a Venezia ed è però una Venezia. Insomma, ho cercato di ispirarmi un po' a quei fondali di Cinecittà o di Hollywood in cui la città dietro non c'è davvero, però il fondale viene curato nelle minuterie. A Ecco, questo è un po' proposito di l'obiettivo. fondale, a proposito di immagini, di scena e anche di scena teatrale, lei ci vuole raccontare l'immagine di copertina? Che cosa ci dice questa immagine? Allora, l'immagine di copertina è una fotografia scattata da Anna Poletto, che qui è un artista che sta a Venezia, ed aveva tutta l'intenzione di essere una di quelle fotografie che vengono scattate mentre uno è distratto dal resto della vita, cioè durante quel periodo, come si dice, di reclusione, durante il nostro inverno della pandemia, ecco, a Venezia riaffioravano gli oggetti dai canali, e questa scala era in un canale, così, però mi sembrava interessante, era fra le sue fotografie, mi sembrava interessante, insomma, questa scala che non porta da nessuna parte alla fine, che è lì sott'acqua, totalmente fuori dal suo contesto, ecco. Sì, non porta da nessuna parte, però necessariamente deve portare da qualche parte. Forse questa scala, ogni tanto chiudendo il libro la rivedevo, dicevo, probabilmente questa scala aspetta qualcuno che si decida, la prenda, la mette in un luogo e le faccia cominciare un'altra avventura, o forse la faccia entrare proprio nella vita delle persone. Questo romanzo incomincia al tempo imperfetto con questa parola. Vivevano. E non è poca cosa, vivevano, perché è già di per sé una cosa importante, Davide Antonio Pio. L'obiettivo, se può avere un obiettivo uno che scriva un romanzo, era proprio quella di cercare di ricreare delle seconde possibilità, no? Noi veniamo raccontati sia quando ci siamo sia quando non ci siamo più. In questo racconto esistiamo in modo marginale, no? Quindi quel verbo all'imperfetto e tanti altri imperfetti che sentiamo sono spesso, come si dice, contenitori in cui non passa la vera vita dentro, no? Però ci si prova, le proviamo tutte, ecco, questo è un po'. Questo libro è composto di 5 libri, quindi anche qui ritorniamo un po' alla forma teatrale, no? Che lei si è dato senza pensare di scrivere per il teatro, ma questa è un'altra storia. Ma questi incastri di 5 libri rappresentano veramente anche un incastro in queste vite che noi tra poco scopriremo dei personaggi. Sì, guardi, le dico una cosa Prego. che trovo divertente, cioè l'editore, Ramo e la Foglia, che sono due signori fortissimi, hanno fatto una cosa alla quale io ero totalmente, come si dice, totalmente lontana da ciò che avevo in mente, però è piaciuta a loro e sono contento. Cioè il libro è così scomposto come il tiramisù qui in Veneto delle volte, che loro alla fine del libro hanno messo questi indici, addirittura c'è una mappa dei personaggi, e,
perché addirittura nei diversi libri i personaggi parlano, raccontano, appunto, tornando a quell'imperfetto che citava lei, raccontano frammenti della vita di un altro che non era stata chiarita. Allora hanno fatto questa mappa alla fine, così un po' per andare incontro a chi legge. Quindi sì, un po' questo succede. Sì, è una mappa che serve, no? L'immagine della scala, l'immagine di quello che ci ha detto lei della mappa, sono importanti, no? Quasi delle bussole per entrare a capire gli sguardi, incontrare gli sguardi di questi personaggi che necessariamente noi dobbiamo incontrare in una forma romanzata, sì, ma anche se fosse vera questa forma, no? Riprendendo il titolo del suo romanzo, Pio. Sì, guardi, una cosa per un po' gli ambiti lavorativi in cui mi trovo, che riguardano in modo molto frequente persone che si ritrovano nella condizione di svantaggio, è la narrazione della propria vita spesso passa attraverso qualcosa che non è mai successo. Nel senso che noi ci abituiamo a una realtà che non abbiamo vissuto veramente, ma che ci aiuta a raccontare come stiamo, no? Che è una cosa molto poetica, anche quando avviene così nelle aule di un tribunale. Quindi sì, la verità è qualcosa di cui secondo me non abbiamo la mappa. Ognuno di noi intende una cosa diversa, anche spesso di uno stesso evento. Ognuno di noi abbina la parola vero o verità a qualcosa di magari in totale contrasto con ciò che intende l'altro, ecco. Quindi volevo giocare un po' con questa parola. La parola verità è una parola molto difficile da vivere, da pronunciare, una parola molto plurale nello stesso tempo. E lei poco fa parlava di questa atmosfera, e non possiamo introdurre in questa atmosfera come forse protagonista ancora più di ogni altro la città di Venezia, una città che è sicuramente molto molto ingombrante, no? E quindi sia da turista che per viverci a volte, no? E qui però c'è una Venezia, a volte, che probabilmente dirò delle stupidaggini, non siamo né critici né recensori, siamo lettori anche abbastanza confusi e distratti, e questa Venezia molto sognata, no? È una Venezia imprendibile a volte per noi lettori, talmente imprendibile che diventa ancora più affascinante. La ringrazio, tutt'altro, anzi ha migliorato il libro commentando. Venezia è imprendibile, è un luogo, come si dice, il luogo è segreto, scrive la poetessa Martì, ed è così per Venezia, nel senso che il ragazzino che si mangia, adesso guardi, in questo momento mentre parlo dalla finestra ho quattro finestre, tutte e quattro sull'acqua, vedo questo ragazzino che mangia in questo palazzo, sotto questo palazzo storico, con la sua busta del fast food, e se qualcuno vedesse questa scena fra 100 anni sarebbe archeologico anche la busta del fast food che ha lui, però in questo momento io vedo un palazzo rinascimentale, e qualcuno che non ne sa nulla, che ci passa davanti, che ci si appoggia, che lo scambia per appunto il tavolino di un bar. Quindi Venezia è più un luogo imprescindibile anche per un motivo, che è questo scontro continuo, questo incastrarsi fra le isole che c'erano qui naturalmente e tutte le palafitte su cui sono state costruite, insomma, case e palazzi che reggono ancora dopo tutti questi anni. Quindi ecco, sì, la scrittura, i personaggi che sono all'interno di questo libro, Amanda, i cattivissimi uomini che lei incontra nella sua vita, sono come quelle palafitte, nel senso la natura è fuori da questo libro, però uno cerca di costruirci delle palafitte vicino per vedere se ci capisce qualcosa in più, ecco. Sì, per non andare a fondo, no? In ogni modo tenersi, come la scala. Ecco, tenersi tenersi su, in sostanza vivere. Io vorrei ricordare una cosa ai nostri ascoltatori, che a volte succede, ma penso che succeda anche a lei, Davide Antonio Pio, no? Pur essendo scrittore, quando cominciamo un romanzo, stiamo raccontando un romanzo e qui ci fermiamo, a volte noi come lettori abbiamo fretta che tutto quanto si dischiuda nelle prime pagine la storia, invece a volte l'autore ci chiede pazienza, ci chiede attenzione, ci chiede, senza scriverlo, scusa, non ti posso rivelare tutto subito, ma piano piano quello che ci rivelerà la storia, quindi procedi, che poi tutte queste tessere probabilmente verranno messe insieme pagina dopo pagina. Oggi come oggi, Davide Antonio Pio,
Non è che noi oggi vogliamo scoprire tutto subito, quindi questo romanzo ha bisogno di lentezza nella lettura. Ma sì, insomma, la lentezza è sempre benvenuta, visto che si corre dappertutto. Poi anche aggiungo una cosa a quello che dice lei, nel senso che non è forse un problema il fatto di voler sapere tutto subito, ma il fatto di voler sapere tutto. Nel senso che abbiamo appunto anche il palazzo rinascimentale che ho davanti in questo momento, abbiamo costruito una cultura e un'idea di conoscenza fondata sull'impossibilità di conoscere, cioè sull'importanza del mistero, che è una cosa di cui adesso sembriamo essere privi e impigriti rispetto a questo, nel senso che abbiamo Google Maps che ci fa vedere la foresta amazzonica dall'alto, ma uno deve andare a vederla per saperne qualcosa. E quando appunto a sapere, io mi ricordo adolescente, arrivato a quel punto, no, come si dice, anche infinitamente noto e immortale, cioè gli ultimi versi dell'Odissea in cui questi qui vengono separati e sono bramosi di vita, e io soffrivo perché dicevo, ma non mi dicono dove vanno questi adesso, che cosa succede alle loro vite adesso? Invece probabilmente ci vuole anche la fantasia, leggendo sia le cose grandi che le cose piccole come questo tipo. Cioè esistono parti, c'è un passaggio di Roberto Calasso in cui lui dice che tutto ciò che è scritto può entrare in comunicazione, anche se sono cose opposte fra di loro. Invece le cose non scritte stanno, insomma, un po' alla fantasia di chi legge o semplicemente non esistono. Ecco. Eh sì, o semplicemente non esiste, noi vogliamo che esista tutto subito. E questo volere tutto subito, quando lei diceva queste parole, Davide Antonio Pio, mi è rimasto impressa una brevissima frase che ho sottolineato. Poi ci si chiede sempre perché si sottolineano delle cose e altre no. E la frase è: ci addormentammo idioti, no? E forse questo voler sapere tutto, ci fa diventare degli idioti. Sa cosa, è anche, sì, questo sicuramente, nel senso che alla fine poi esiste questa propaganda di una conoscenza facile, no? Cioè io vedo il video dello scienziato che è capace a comunicare, io ho l'impressione di capire quello che lui dice, ma io non ho gli strumenti per quello che dice lo scienziato, e quindi è anche bello essere idioti, accorgersi di essere, anche di non avere le possibilità per sapere qualcosa, perché questo ci fa anche inchinare di fronte a chi magari ha la conoscenza per sapere le cose, ecco. È una cosa bella applaudire, insomma, essere nel pubblico, ecco. Eh sì, poi la letteratura ci ha raccontato di essere idiota, ma quell'idiota era scritto in Era una un'altra maniera, parrocchia, dice. Ecco. è del tutto un'altra storia. Anche se fosse vero, che cosa ne dicono i suoi lettori, Davide Antonio Pio? Ah, sono rimasto colpito, nel senso che sa, si tratta di una cosa di qualche anno fa, anche se è uscita adesso, mi sto dedicando ad altre cose. Quindi nel momento in cui il libro è stato pubblicato, ho detto, oddio, ho sbagliato, doveva andare a finire E nel perché? E cestino e perché ha non il sbagliato? libro. Perché sa, è come andarsi a sedere nel banco in cui eravamo seduti alle scuole medie, cioè è una cosa del passato, ho un po' paura di questa cosa qui. Ho detto, non arriverà nessuno fino alla fine. Invece il messaggio che ricevo più spesso, con prove di lettura, come dire, è che chi lo legge tende a leggerselo tutto in fila per vedere se questa scala va a finire da qualche parte. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto piacere, soprattutto che l'aspetto così parodistico, cioè, ci sono tanti libri che non vengono citati e di cui c'è la parodia in questo libro, vengono sostanzialmente riconosciuti tutti, e quindi diventa la vera condivisione è ciò che nel libro non c'è E scritto. quello che nel Questa è libro una non cosa c'è che. scritto, perché qui l'abilità di uno scrittore, nella fattispecie Davide Antonio Pio, ci fa leggere delle cose tra le righe, ci fa delle citazioni senza, e questa è estrema eleganza, ci fa leggere delle citazioni senza farcele leggere, no? Quindi credo che sia un lavoro anche di molta ricerca. Quanto hai impiegato a scrivere questa storia? Ma in realtà è stata un'operazione abbastanza veloce, nel senso che si tratta dell'unione di due testi, dei quali così lavoravo come si dice, a tempo perso per un paio d'anni, però poi alla fine la scrittura di questa cosa com'è qui è penso 3 mesi, qualcosa di questo tipo, quindi molto molto veloce, però insomma intensa.
Bella questa parola, questo aggettivo intenso, perché lo ricordino i nostri ascoltatori quando prenderanno in mano questo libro e faranno, come diciamo noi qui nel posto delle parole, quel gesto rivoluzionario di prendere in mano il libro, in questo caso, anche se fosse vero, abbassare lo sguardo e cominciare a leggere. Quindi incontreranno questa storia. Il piumaggio affumicato di un colombo veneziano si alza leggero sulla celebre piazza che Sansovino ha reso immortale e viceversa. Sono le 3 di notte, molti turisti, alcuni più o meno ustionati, fanno l'amore più o meno controvoglia in coppie più o meno occasionali. Il cielo ha tuonato per meno di 5 minuti, che poi è la durata media dell'intimità tra sposi questa notte. E certo che frase migliore non poteva essere scritta in quarto di copertina per attirare la curiosità, perché leggere un romanzo si parte anche a volte necessariamente dalla curiosità, e quindi questa frase di curiosità ne crea parecchie. Che cosa ne dice? Ma meno male, sì, sembra una scelta carina anche a me, nel senso che penso si vede Venezia, si vede il gioco, si vede l'amore senza giudizio, insomma, ecco. Però non possiamo chiudere questa conversazione, Davide Antonio Pio, senza toccare un argomento a cui lei ha accennato, però mi scuso se tocco questo tasto. Lei ha detto che questo libro, questo romanzo è un po' scomposto, no? Come un tiramisù scomposto, come in Veneto. Ma mi faccio un po' capire, ma il tiramisù in che senso è scomposto? Guardi, è una cosa con la quale io lotto tutti i giorni, nel senso che questa moda recente, Quindi io mi mangia sono anche tiramisù offeso. tutti i giorni. Insomma, no, ho un problema con i dolci, ma quello poi ne riparliamo con lo psicanalista. Però sì, la cosa è questa: ti danno separatamente i biscotti, la crema, ta, 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 e tu al tavolo li metti insieme, nel senso non è più una cosa cucinata insieme. E mi sembrava carino trasferire questa cosa in letteratura, nel senso che noi ricevamo. Già fa, cioè a volte è carino composterlo, ecco, ricevere i biscotti da una parte e la crema Ah, ma dall'altra. questo mi cade l'immagine del Ma infatti, tiramisù, perché ecco. ma lei dove a Venezia succede questa cosa? No, avviene in realtà in molti, addirittura a Treviso, dove dicono di aver inventato il tiramisù, e ci sono dei posti dove è magnifico. Esistono anche dei ristoranti dove ti servono questa cosa strana, che sicuramente per chi ne capisce sarà una cosa bella, ma io che non capisco nulla soffro, ecco. Evidentemente sarà la cucina cosiddetta contemporanea di Ecco, sperimentazione, no? E per quindi esperti. bene, allora sono un pochino più tranquillo sul tiramisù. Mi ero preoccupato su Lo questa. so, si soffre per Sì, questa si cosa. soffre poi davanti a un dolce come quello. Prima di salutarci, Davide Antonio Pio, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni io sto organizzando una serie di incontri per 9 giorni che sono alla Fiera Campionaria di Padova, quindi sto leggendo 9 libri contemporaneamente con il risultato di confonderli. Però ho ritrovato una traduzione in prosa delle Metamorfosi di Ovidio e quando sono in traghetto qui a Venezia, non posso che ritornare a quel testo. Quindi ecco, quel testo mi è vicino in questi giorni. Ecco. Però, in traghetto, portarsi Ovidio, le Metamorfosi, non credo che sia da tutti, far fare ad Ovidio quel viaggio sulle acque di Venezia. Piuttosto ci si porta lo smartphone e poi si compulsa tutto quanto. No, con tutto l'amore per i gattini dei social network di cui vado matto, però sa, ci sono quei passaggi, soprattutto quel primo irraggiungibile libro in cui comunque si parla di questo mondo prima che esistesse anche solo la necessità di farsi violenza l'un l'altro. Ecco, mi sembra una cosa che probabilmente non morirà mai, la bellezza di quei versi. Ecco. Speriamo veramente. Grazie davvero Davide Antonio Pilo per il Grazie a libro che ha lei, grazie a scritto. tutti. Anche se fosse vero, ricordiamo che il libro è pubblicato dalla casa editrice Il Ramo e la Foglia. Buona giornata.